Mi aiuti a comprendere, ha fatto bene il presidente della provincia di Trento a riaprire le scuole nidi e materne o è stata una scelta azzardata? Io credo che se lo ha fatto a ragion veduta, si sarà confrontato con le autorità sanitarie sviluppando un protocollo in sicurezza e credo che abbia fatto bene. Vede, quello che dicevo prima, noi abbiamo molto rapidamente chiuso scuole e asili senza prevedere un piano di riapertura, cosa che invece hanno fatto praticamente tutti gli altri paesi europei. Nel momento in cui hanno chiuso, avevano già stabilito un piano di ripartenza, di ritornare a scuola. Noi abbiamo messo a casa i bambini con chi? Con i nonni. Allora noi abbiamo fatto una misura che in quel momento poteva anche andar bene, però attenzione, perché dove vi crediate in un'Italia dove i genitori, qualcuno andava a lavorare che stessero i bambini? Se non stavano all'asilo o a scuola stavano con i nonni. E allora forse abbiamo portato un problema da una parte ad un'altra. Quindi io credo bene ha fatto e io gli faccio il mio applauso. A riaprire asili e scuole perché credo che questo sia quello che sta succedendo in tutto il resto d'Europa. Noi dobbiamo, secondo me, e lo dico da medico, lo dico da parte delle istituzioni sanitarie, accelerare le riaperture perché gli altri paesi saranno più veloci di noi e noi stentiamo a ripartire purtroppo, anche nella scuola. Chiarissimo. Allora...